E anche qui è importante, però questo invece non lo dicono i manuali di universitari, che rigida non vuol dire soltanto che è più complicato cambiarla, nel senso che c'è l'articolo 128, eccetera, eccetera, che ci dice che non è che la Costituzione della mattina alla sera, secondo poi la maggioranza la cambi, non ti pare, anche se il tentativo è quello, come sapete, e si è tentato più volte di modificare lo stesso articolo. Ma è rigida anche in un altro senso, che è quello che si diceva prima. Cioè il concetto di rigidità costituzionale che hanno imposto nell'Assemblea Costituente è collegata all'idea di Costituzione programma. Cioè la rigidità sta nel fatto che la Costituzione impone di sviluppare determinate finalità, determinati processi alla Repubblica, quindi attraverso la legge, innanzitutto. No? E questo è un elemento essenziale, perché è un elemento sostanziale, ma che è anche formalizzato, no? Nel testo costituzionale. Quindi una Costituzione programma che si connette con un'idea di democrazia organizzata. Questo è un altro punto importante. Poi mi chiedo sulla Costituzione, se volete, poi mi chiedo proprio, poi le altre cose che posso dire dopo. Però, il concetto di democrazia organizzata cosa significa? Significa che proprio perché nasce dalla storia dei comitati di liberazione nazionale, tutto quello che ha significato, eccetera, eccetera, democrazia organizzata vuol dire che si affida alle organizzazioni di massa, cioè innanzitutto al partito di massa e ai sindacati di massa, il compito di organizzare il pluralismo sociale sul piano politico-sindacale. Quindi di organizzare la democrazia in modo di permettere la massima espressione della sovranità popolare, anche con l'ausilio di istituzioni di democrazia di base, dal basso, come si dice, no? Diretta, il referendum e quant'altro. Ma questo dobbiamo capirlo, perché è importante e che può essere uno dei punti complicati oggi, è che la Costituzione si basa su questo, cioè sull'idea che la democrazia, le persone insieme, non i singoli individui, la fanno organizzandosi in corpi, potremmo dire, come dicono oggi i sociologi, intermedi, no? Cioè innanzitutto partito e sindacato, attraverso appunto organizzare, quindi prendere atto, potremmo dire così, degli interessi, dei valori plurali che ci sono nella società, portarli a sintesi attraverso questi corpi, innanzitutto il partito sindacato e poi attraverso le altre forme della democrazia indiretta, il Parlamento e anche qui non è casuale il fatto, per esempio, che dei partiti si parli nella sezione della Costituzione dove si discute dei rapporti fra cittadino e Stato, nella prima parte. I cittadini sono individuati nella Costituzione come i soggetti ispiratori della democraticità dei partiti. L'articolo 49, per esempio, e attraverso cui i cittadini organizzati vanno a determinare, no, le scelte della politica nazionale che riguarda appunto l'economia, il sociale, eccetera. Così come i lavoratori, che la Costituzione parla sempre, no, questa doppia figura, il cittadino e i lavoratori sono identificati come soggetti che sono interessati ad organizzarsi in sindacati su una base, si dice, di rappresentatività proporzionale ai propri iscritti, per contrattare non solo il salario, cosa che purtroppo per molto tempo il sindacato ha fatto prima del 68, per limitarsi a questo poi, ma il controllo sociale della produzione, cosa che invece è esploso come problema per il capitale tra gli anni 60 e gli anni 70. E questo si connette a sua volta, per esempio, a un altro punto importante, cioè alla legittimazione totale che la Costituzione dà con l'articolo 40 al diritto di sciopero. Anche qui
se farvi un esempio, non per fare, però il diritto, l'articolo 40 dice il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Allora molti fini giuristi e anche molti non fini giuristi dicono questo vuol dire che il diritto di sciopero va limitato perché c'è gente che lo regola. No, la regolazione per legge del diritto di sciopero, uno deve leggersi, se non lo capisce da qui leggendosi gli atti della Costituente, significa che la legge deve garantire la totale titolarità del diritto di sciopero. Certo. Quindi il contrario, esatto. Non la limitazione, ma la piena garanzia. Esatto, la massima estensione di quel diritto. Che fra l'altro, guardate bene, viene prima, che qui il discorso del venire prima, viene prima sugli articoli che pure, quelli che abbiamo richiamato prima, no? I successivi dei rapporti economici, viene prima dell'articolo 41 che dice che comincia con l'iniziativa economica privata e libera e poi ne limita, no? E anche questo ha un senso ben preciso. Adesso sono tutti incastrati l'uno nell'altro, si vede questa cosa. Quindi, anche in questo senso siamo di fatto uno scardinamento sostanziale, dovete stare attenti che c'è sempre il doppio binario che si intreccia, lo scardinamento sostanziale della Costituzione, anche qui senza usare espressioni che vengono dal diritto borghese, no? E dalla scienza borghese come la Costituzione materiale, no? Che è un concetto che è bene che noi non usiamo, perché Mortati e altri l'hanno usato con altri significati, poi questo invece è diventato anche questo di moda nella sinistra radicale, no? Lasciamo perdere, noi dobbiamo ragionare in termini di processi di eversione che minano gli assetti costituzionali nella sostanza e che poi cercano un rispecchiamento nella forma, cioè quindi le varie proposte di cambiare la forma della Costituzione. Perché, questo ve lo posso dire ora, io sono convinto, e su questo credo fosse d'accordo con anche Salvatore, cioè che la forma è essenziale. Perché è essenziale avere o non avere una Costituzione, essere in common law o avere una Costituzione. È essenziale avere una Costituzione o averne un'altra, cioè avere la nostra, avere quella di Weimar o quella spagnola, nella forma. Però tutte le forme del diritto, e ora non parlo del diritto borghese, parlo in termini più astratti, cioè qualsiasi norma, qualsiasi diritto, vale finché c'è un potere sociale, diceva Salvatore, che li sostiene. Faccio un esempio banalissimo, no? Mettiamo che qui fossimo nell'aula dell'università dove c'è scritto vietato fumare. Dico una cazzata, scusate, ma per farmi spiegarmi, no? Se nessuno fuma, quel diritto è vigente, oltre che formalizzato, perché c'è scritto che il responsabile del divieto di fumo è il signore Andrea Montella che ne risponde, cioè. Ma se tutti fumiamo, quello rimane solo sulla carta ed è carta straccia. Certo. Allora vuol dire che il diritto, qualsiasi diritto, qualsiasi norma deve essere sostenuta da degli interessi organizzati, da un potere sociale che li sostiene. Perché oggi noi siamo così in difficoltà a difendere la Costituzione? Perché c'è poco potere sociale che la sostiene. E c'è molto potere sociale degli avversari che la vuole fare a pezzi, sul piano sostanziale e sul piano formale. Però la forma, questo non significa che la forma è differente, come alcuni anche ambiti della sinistra estrema dicono, no? Quindi, le forme giuridiche, no, se fossero così indifferenti, non si capisce perché i vari Marchionne o i vari Amato non perdono un giorno per scagliarsi contro la forma della Costituzione e volerla cambiare. No, la forma diventa un elemento essenziale se c'è un potere sociale che porta avanti determinati interessi, cioè se ci sono forze organizzate del proletariato che difendono determinati interessi, un'idea di società, di emancipazione eccetera, possono usare la Costituzione per questo, no? E quindi la forma è importante, la forma diventa carta straccia se non difende nessuno il contenuto di quella norma. Non so se sono riuscito a spiegare. È la cosa semplice, che cioè io sono stato difeso dall'articolo 18, che è una legge, no? E ho vinto la causa contro il Corriere della Sera in un determinato periodo storico dove l'articolo 18 e la forza sociale che lo sosteneva mi ha permesso di vincere. Oggi, se io vado a combattere con questa poca forza sociale che c'è in essere, se andavo a combattere nel 94 con i rapporti di forza attuale, avrei perso. È molto semplice, no? Per chi ha fatto il sindacalista, per chi ha fatto le battaglie contro i padroni, si rende conto dell'importanza di avere, che è vietato a fumare, no? A sua disposizione, perché però devi sostenerlo con la lotta vera. E oggi il dramma è questo, cioè ragazzi, noi siamo qui quasi come dei carbonari, no? A discutere la Costituzione.
prossimamente veramente, nel senso che sulla questione specifica della Costituzione chiudo su questo. Si potrebbe andare avanti molto, no? Ma sono richiamato alcuni punti secondo me importanti, no? Un'altra cosa che ci sentiamo dire a scuola o che ritorna, no, nella retorica dell'ideologia dell'avversario è questa, per esempio, la separazione dei poteri, no? Che ci viene da Montesquieu, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo capire che la separazione dei poteri di per sé non ha niente a che fare con la nostra idea di costituzione di democrazia sociale, no? La separazione dei poteri, non a caso, appunto, è una dottrina liberale del costituzionalismo borghese, che in realtà ha una sua funzione solo nei sistemi, diciamo, anglosassoni, significativamente inglese e statunitense, che benché differenti uno di comune e l'altro no, cosa hanno in comune? Hanno in comune il fatto che storicamente si sono sviluppate, fino a un certo punto, non totalmente, però, delle società più omogenee dal punto di vista di classe di quelle continentali, no? Anche perché lì la lotta di classe, una certa storia, è stata stempiata in un certo punto, cioè, non voglio fare sacrata. Però sono società dove è più facile e più coerente, anche se